Ciao a tutti, sono sempre io, sempre Filippo di Posti nel Mondo e oggi vi porto in crociera. In realtà l'idea della crociera non mi ha mai entusiasmato più di tanto, però qualche anno fa ho avuto l'occasione e non me la sono lasciata sfuggire. È stata comunque una crociera molto breve. In solo 3 giorni abbiamo visto Barcellona e Marsiglia partendo da Savona. In questo video voglio darvi qualche consiglio su cosa vedere in queste 3 città e soprattutto come organizzarvi con i tempi per vederli il più possibile in poche ore a disposizione. Fortunatamente a Barcellona ci ero già stato in altre occasioni. In descrizione vi lascio il link sulle 25 cose da fare in 3 giorni a Barcellona. Di solito, in media, le navi da crociera si fermano 6-7 ore a Barcellona. Proviamo a giocare col tempo e vedere cosa riusciamo a fare per sicurezza in 5 ore. Barcellona è una città che si è formata a ridosso del porto, ma il molo su cui attraccano le navi da crociera dista 3 km a sud. Per questo conviene non perdere troppo tempo con vari bus o varie navette e prendere subito un taxi. Col taxi vi farete portare al punto più lontano che vogliamo vedere oggi, ovvero la Sagrada Famiglia. Mi raccomando, organizzatevi per tempo e comprate già il biglietto online qualche giorno prima della partenza. In questo modo risparmierete tempo sulle code. Sotto la Sagrada Famiglia c'è un bel museo, sulla storia del capolavoro incompiuto di Gaudì. Lasciate perdere però il museo, perché ormai un'ora sarà già passata. Purtroppo la Sagrada Famiglia è leggermente isolata e per arrivare alla prossima tappa ci vorrà una passeggiata di circa 15-20 minuti. Qui si trova la nostra seconda tappa del giro, Casa Batlló. Anche qui il consiglio assoluto è quello di fare il biglietto online qualche giorno prima. Ah, nei biglietti online bisogna anche specificare la fascia oraria in cui prevedete di arrivare, quindi organizzatevi bene con i tempi e cercate di azzeccare la fascia oraria giusta, se no non vi fanno entrare. Meno di un'ora a Casa Batlló sarà davvero difficile starci. Uscendo da Casa Batlló, continuate verso destra e arriverete a Plaça de Catalunya. Da qui parte la Rambla. Percorretela fino al mercato della Boccheria, dove finalmente potrete mangiare uno stuzzichino. Vi do al massimo mezz'ora per passeggiare sulla Rambla, arrivare al mercato e mangiare qualcosina. Bene, abbiamo ancora 2 ore a disposizione. È arrivato il momento di buttarsi nei vicoli stretti del barrio gotico e di visitare la cattedrale di Barcellona. Se state rispettando la tabella di marcia e siete ancora nei tempi, potreste anche salire sulla torre della cattedrale per avere una visione di Barcellona dall'alto. Senza perdervi troppo tra i vicoli, raggiungete via Laietana e dirigetevi verso il mare. Qui ci sta comunque una deviazione per Santa Maria del Mar. Quando riuscirete a vedere il mare, vi mancherà un'ora all'imbarco. Avete giusto il tempo di fare un giro nella zona della Darsena, verso l'acquario, verso il Mare Magnum e infine passeggiare sulla Rambla de Mar. Dal monumento di Cristoforo Colombo potrete poi prendere un taxi se siete in ritardo, oppure aspettare la navetta che ci mette un po' di più, ma costa sicuramente molto meno. Ecco, noi durante la nostra crociera siamo riusciti a fare questo esatto giro, però non siamo entrati né a Casa Batlló né nella Sagrada Famiglia. Perché? Perché non abbiamo fatto i biglietti online e all'entrata c'era troppa coda. La nave riparte,
pronti per la prossima città, Marsiglia. Marsiglia è la seconda città più grossa della Francia, però anche qui non avrete più di 6-7 ore per visitarla, quindi per sicurezza, come prima, ne contiamo 5. Il porto di Marsiglia è lunghissimo, forse uno dei più lunghi di tutto il Mediterraneo. Appena sbarcati, il modo più conveniente per raggiungere il centro è quello di prendere la navetta gratuita del porto. Solo per arrivare in centro dal porto, mezz'oretta vi è già partita. La navetta vi lascia in Place de la Joyelette. Da qui, camminando per qualche centinaia di metri, vedrete spuntare la cattedrale di Marsiglia. Visitatela e fateci qualche foto. Continuate il vostro giro, magari passando dai vicoli dello storico quartiere Le Panier, per spuntare poi sul lato nord del porticciolo. Purtroppo la scritta Marseille, che vedete ora in questa inquadratura, non c'è più. Però c'è ancora il trenino turistico. Prendetelo perché ne vale la pena. Signore e signori, buongiorno e benvenuti a bordo del trenino della Bonne Mère. Questo viaggio vi consentirà di scoprire i più belli monumenti di Marsiglia, tra il vecchio porto e Nostra Signora della Guardia. Tra breve, la strada litoranea, la corniche, il faro, l'abbazia di San Vittore non avranno più segreti per voi. Marsiglia già di per sé è una città molto ventosa. Qui sopra, a 150 metri di Notre-Dame-de-la-Garde, il vento, quando picchia, fa veramente freddo. Vi do un'ora per fare qualche foto al panorama, visitare la chiesa dedicata al mare e rilassarsi un pochettino. Al ritorno il trenino fa una strada leggermente più corta e quindi dopo una quindicina di minuti sarete nuovamente davanti al municipio. Contando più di mezz'ora per poi tornare alla nave, avete quindi ancora un'oretta. Potete dedicarla o mangiando qualcosina oppure facendo un altro giro intorno al porto. Per andare poi a riprendere la navetta che vi riporta alla nave, dovete tornare in Place de la Joyelette. Savona per molti è vista solo come la città di partenza della crociera, in realtà è molto carina anche lei. L'attrazione principale è sicuramente il Briamar, che tra l'altro è molto vicino al pala crociere da cui partire, anche perché il porto a Savona è praticamente in centro. Su Savona probabilmente farò un video a parte, anche perché abito a circa 20 km di distanza, quindi sono anche avvantaggiato da questo punto di vista. Anche questo viaggio di posti nel mondo finisce qui. Se avete qualche dubbio, qualche domanda da farmi su queste tre località, fatelo pure nei commenti, io vi risponderò subito o comunque appena posso. Ciao a tutti!